È notte. Decidi di prendere una scorciatoia e ti addentri in un vicolo sconosciuto. All'improvviso ti accorgi che qualcuno ti ha seguito. Ed ecco che ti ritrovi a difenderti dall'attacco di una spada. Se vai nel panico e non sai cosa fare, può finire molto male. Vuoi sapere come aumentare le tue probabilità di sopravvivenza? Come sopravvivere all'attacco di una spada? Non c'è bisogno di essere in forma smagliante per sopravvivere all'attacco di una spada, ma avere un fisico resistente e conoscere delle mosse base può aumentare le tue probabilità di sopravvivenza. Questi due punti di forza possono darti l'energia e la preparazione necessarie a evitare gli attacchi dell'aggressore. Essere feriti dalla lama di una spada può essere peggio di trovarsi in mezzo a una sparatoria. La lama può infatti lacerare i tuoi organi e causarti una massiccia perdita di sangue. Come puoi difenderti? Che cosa c'entra la danza? Cos'è meglio, contrattaccare o scappare? 1. Non far vedere che hai paura. Fai attenzione alla persona che ti si avvicina e non farle vedere che hai paura. Il panico può farti esitare e mostrare di avere paura può incoraggiare l'avversario a diventare ancora più aggressivo. Prova invece a mantenere la calma e a focalizzarti sull'ambiente circostante. Non vorrai mica cadere in una buca o essere messo con le spalle al muro. 2. Corri. Se hai abbastanza spazio per farlo, la cosa migliore da fare è scappare. Ricorda, l'attacco dell'aggressore sarà veloce, quindi dai ascolto al tuo istinto. Se non ti trovi con le spalle al muro, corri più veloce che puoi. 3. Indietreggia. Se non puoi correre, tieni sotto controllo la distanza fra te e il tuo aggressore. Quando questo cerca di ferirti, indietreggia. Se calcoli bene i tempi, questa mossa può rendere il tuo attaccante più vulnerabile ed esposto ad un contrattacco. 4. Afferra un'arma. Puoi usare qualsiasi oggetto come arma, preferibilmente se di metallo o di legno. Afferra quello che riesci a trovare e tira l'oggetto in direzione dell'aggressore per distrarlo. Questo ti darà tempo sufficiente per prepararti alla prossima mossa. Miyamoto Musashi, un famoso samurai, è sopravvissuto al suo primo duello uccidendo un uomo quando aveva solo 13 anni. Si è inventato uno stile di combattimento con due spade chiamato Nito Ichiryu, con cui ha vinto più di 60 duelli. Mentre si recava a un incontro, ha persino costruito una spada con un remo di legno. 5. Coordina i tuoi movimenti. La coordinazione occhio-corpo è fondamentale. Affrontare un duello è come fare dei passi di danza, ma stavolta non sei a una festa. Devi danzare per sopravvivere. Dance fight! Anticipare le mosse dell'avversario ti aiuterà a capire come questo si muoverà. E se sei abbastanza veloce, potrai contrattaccare. Prova a fingere delle mosse rapide in direzione dell'aggressore per confonderlo e guadagnare il tempo necessario per attaccarlo. 6. Disarma l'avversario. Se pensi di poter fisicamente affrontare l'aggressore, punta il braccio con cui tiene in mano la spada. Con un braccio, spingi il braccio dell'avversario verso il basso, cercando di tenere la lama lontana dal tuo addome e in direzione delle gambe. Usa l'altro braccio o la mano libera per spingere indietro l'avversario. Così facendo, puoi riuscire a disarmarlo. Se non puoi correre né disarmare l'aggressore, cerca di schivare gli attacchi della spada con l'adrenalina che hai in corpo. Ricorda che il tuo obiettivo è quello di indebolire o confondere l'aggressore, così da avere il tempo di scappare. Non tentare di fermare la spada con le mani. A causa della sua lunghezza e del suo peso, potrebbe provocarti danni irreversibili. Le tue probabilità di sopravvivere all'attacco di una spada sono più alte di quelle che avresti contro un leone. Ma abbiamo dei consigli perfetti anche per quello. Scoprili qui su Come sopravvivere.